Ciao Jacopo. Che bello questo posto, come mai mi avete fatto vestire così? Però oggi facciamo una visita in apiario, andiamo a vedere un po' più da vicino quella che è la vita delle api e parliamo un po' di quella che è l'importanza delle api. Andiamo, ci avviciniamo, tanto siamo protetti. Ma noi sai perché usiamo l'affumicatore? No. Perché loro praticamente in questo momento pensano come se ci fosse un incendio. Quindi cosa fanno? Loro pensano a nutrirsi perché sono in una situazione di pericolo e poi non riescono più a pungere perché l'addome è pieno e quindi non riescono a contrarsi per poter dare un moto. Quindi qui già vediamo quella che è la parte esterna. Ecco, guarda. Sono tantissime. Sono tantissime. Tu pensa che in un alveare ci sono circa 50-60.000 api quando un alveare è in sana salute. Quindi l'interno è composto da questi telaini dove ci sono dei fogli, generalmente ci sono dei fogli cerei cosiddetti, dove poi loro costruiscono le proprie cellette. Guarda, intanto questo è un telaino. Puoi stare tranquillo. Loro cosa fanno? Riempiono quelle che sono le cellette del nettare che raccolgono per fare una provvista del proprio cibo, ma anche per covare, perché tu sai c'è un'ape regina, una sola ape regina per ogni arnia. Ma è più grande l'ape regina delle altre api? Eh sì, l'ape regina si distingue dalle altre api proprio perché è un po' più grande e in mezzo a queste 60.000 è molto difficile vederla, bisogna avere fortuna. Il più delle volte la troviamo sempre al centro e tutte le api intorno cercano di proteggerla. Quindi ti dicevo che è composto dalle api, le api operaie, dall'ape regina che è più grande e non punge a differenza delle api operaie, e i fuchi che sono i maschi che fecondano l'ape regina. Sai, esiste proprio un momento che si chiama volo nuziale, dove esce questa ape regina e insieme ai fuchi fanno dei giri intorno per questo momento di fecondazione, e sono parecchi i fuchi che si accoppiano con la regina. Poi quando si parla di api, noi dobbiamo parlare anche in genere degli apoidei. Tu immagina che gli apoidei, questi impollinatori, sono circa più di 20.000, 25.000 sulla Terra, e di queste i più conosciuti sicuramente sono i bombi, che sono quelli un po' più grandi, le api, le osmie, che sarebbero poi delle api solitarie, che non hanno bisogno di avere un alveare, ma possono nidificare sia in terra oppure nei buchi oppure nei tronchi. Ma anche loro sono più di 300, per cui sono molto importanti. Considerando che l'importanza degli impollinatori è proprio questa, l'impollinazione, perché il 70%, circa il 75% delle piante sono impollinate proprio da loro. Utili chiaramente non solo per la biodiversità ma proprio per la nostra vita, perché ciò che mangiamo viene da questa impollinazione di questi insetti. Come mai sono così colorate queste casette? Beh, generalmente usiamo proprio un colore diverso dall'altro. Perché? Perché adesso tu vedi poche arnie e quindi... ma tu immagina un apiario che è composto anche da 100, 200, 300 di queste arnie. Loro hanno bisogno, bene o male, di orientarsi nel volo quando loro escono. Al ritorno riescono a distinguere molto meglio la propria casa. A cosa servono queste casse qui sotto? Questa si chiama gabbia underbasket. Sai cosa serve? Noi facciamo, diciamo, un monitoraggio, un controllo per vedere quello che succede alle api, mettendo questa gabbia qui che raccoglie le api morte che o loro stesse mettono via dalla propria arnia, oppure quelle che arrivano prima del volo, sono stanche e cadono qui. E ora andiamo, ti faccio vedere anche a cosa serve tutto questo. Ok, beh, queste sono delle gabbie di raccolta, si chiamano gabbie underbasket, gabbie di raccolta delle api morte. Abbiamo immaginato che c'è una soglia critica, quindi se si supera un certo numero di api morte che noi raccogliamo ogni settimana, allora c'è un allarme. Questo allarme chiaramente lo vediamo dal conteggio delle api. Cosa stai guardando? Noi utilizziamo queste gabbie per la raccolta delle api. Poi che facciamo? Cerchiamo di guardarle a microscopio. Questo perché? Perché non solo quelle problematiche che abbiamo descritto prima, dei veleni e dei farmaci che vengono utilizzati, ma ci sono anche delle patologie che
che attaccano e danneggiano le api. Per questo vi dicevamo che l'ennosema e la varroa, che forse è quella più dannosa proprio per l'apicoltura e per tutto quello che è il mondo delle api. Questa è una patologia, è un parassita che è presente da circa gli anni 70 e indebolisce le api. E quindi noi con questo microscopio cosa possiamo fare? Possiamo prima di tutto vedere se ci sono questi parassiti, che sono molto piccoli, che rimangono attaccati all'ape. Noi vediamo qui adesso per esempio l'addome, oppure vediamo le ali, che è molto importante. Altro fenomeno è quello proprio delle ali deformi, che ci possono indicare delle patologie. Cosa possiamo fare per aiutare le api? Innanzitutto dobbiamo creare le condizioni idonee, più possibile naturali, e come ci sono nella nostra fattoria qui. E noi da quando è nato il progetto nel 2009 abbiamo inserito molte piante a fiore, proprio perché loro da questi fiori raccolgono il nettare e il polline. L'altro modo è di ridurre i fattori che di disturbo, cioè i fattori che minacciano la loro vita. Ecco perché anche l'importanza del monitoraggio, che è iniziato con questo progetto che si stava accennando, che è più complesso, c'è stata la realizzazione dell'apiario didattico, e in particolare c'è stato questo monitoraggio osservazionale, che è quello che abbiamo visto insieme. Questo proprio per prevenire e cercare di migliorare quella che è la vita delle api nel nostro apiario. Grazie per le risposte e ci vediamo nella prossima intervista. Grazie a te dell'opportunità e viva le api! Viva le api!